Chef, benvenuti ancora insieme per questa puntata culinaria dedicata alla nostra cucina. Il numero è sempre quello 0961 7177 603, quindi intervenite anche stasera. Vi prepareremo tante cose buone, le prepareremo per gli amici che sono qui in studio, ma senz'altro daremo ottimi spunti pure per voi che ci seguite da casa. Domani è domenica, quindi perché no, prendete spunto dai consigli dei nostri amici cuochi. Buonasera Leo Cerullo. Buonasera, buonasera. Che, sì, che intanto faceva il suo stacchettino sulla nostra sigla. Bum bum, carina vero la sigla? Batti 5. E salutiamo anche la nostra amica Yolanda Rubino. Buonasera Yolanda, ben trovata, tutto bene? Sì, sì. Mi fa piacere, sempre meglio, sempre meglio. E stasera i nostri amici ci prepareranno tante cose buone, quindi io vi pregherei di poter andare. Dove vuoi Leo? Di là o di qua? Prego, alla mia destra, vai pure Leo, e Yolanda va di qua, perfetto. E diamo il benvenuto agli amici che stasera sono venuti ad assaporare quello che ci stanno per preparare. E salutiamo, da dove vado? Vado a destra perché ci sono le signore, quindi iniziamo salutando le signore. Buonasera Pina, buonasera, benvenuta la nostra amica di Catanzaro. Sì. Oh, di Catanzaro, benissimo. Insieme a lei Tonino Guerra, buonasera. Buonasera. Tonino, bentornato, bentrovato. Le signore, quindi mi dissocio da Tonino, poi Cero. E poi certo, passiamo a Concetta Collagino, buonasera Concetta. Buonasera. Bentornata. Grazie. E buon appetito, buona serata. Grazie. Ovviamente. Buona cena qui al nostro Masterchef e salutiamo anche Vasile. Ciao, un bel giovanotto, tra poco ti conosceremo anche meglio, quindi buonasera ai nostri amici che vengono da Catanzaro. Vasile invece viene da Monasterace, è vero? Insieme ad altri amici di Monasterace, ormai tanto conosciuti, gli amici di Monasterace, tanto fedeli alla nostra rete. Buonasera Pasqualino. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, benvenuto. Grazie, buonasera. È un grande piacere averla qui. Anche a me. Insieme ai suoi amici. Buonasera anche al signor Andrea. Andrea, buonasera, buonasera. E benvenuto a lei. Grazie, buonasera anche a Renato. Buonasera, tengo a precisare non che sono di Stiro. Ah, ecco, non di Monasterace. No. Quindi vicino. Va bene. Vicino, certo, infatti. Siamo della zona. Sì. E buonasera anche a Vincenzo. Buonasera, Monasterace o Stilo? No, no, Monasterace. Monasterace, abbiamo fatto Monasterace dintorni. Ah, ho capito. Così almeno. Bene. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Monasterace. Senz'altro stasera si faranno sentire. Sì, sì, come certo. Ormai avviene ogni sera, avviene veramente spesso. Allora, questa sera il nostro amico Leo, già vedo che hanno messo qualcosa in caldo, ci preparerà, anzi, vi preparerà qualcosa di buono. Prepariamo, lo dico già che cosa prepariamo, prepareremo come primo un bel risotto alla pescatora, signori. Oh, il sabato sera ci sta, e poi i panzerotti. Allora, Leo, iniziamo dai panzerotti come dessert, e poi una bella insalata, ovviamente colorata. Allora, iniziamo con i panzerotti. Panzerotti al limone, vero? Ok, con la crema di limone. Con la crema di limone. Allora, diciamo un attimino gli ingredienti che servono per preparare i panzerotti. Noi ovviamente sì, ci riorientiamo per 10-15 persone circa, quindi stasera ragazzi, panzerotti per tutti, non vi preoccupate. Abbiamo 700 grammi di farina che è qui pronta, vero? Già pesata, sì. Quindi già in quantità, la quantità richiesta. 170 grammi di zucchero, già la versi nella sì. Farina. Ok, quindi abbiamo messo la farina e lo zucchero insieme, quindi 700 grammi di farina, 170 di zucchero, 50 grammi di burro. Che devi andare a prendere, ok, 50 grammi di burro più un cubetto e mezzo di lievito di birra, che vi faccio vedere, e qui ovviamente il lievito di birra non può mancare. Poi il nostro amico Leo andrà a grattugiare la buccia di limone, quindi la buccia di limone grattugiata, e tre uova che sono anche qui. Allora sì, Leo è andato a prendere il burro che manca, perché questi sono ovviamente gli ingredienti. Alla fine poi andrà ad aggiungere la crema di limone che è qui già pronta. Leo, come si prepara però questa crema di limone? Noi ce l'abbiamo già pronta, sì. Mi vuoi spiegare sì, spiego, come sì. L'hai preparata? Dimmi. Allora, la procedura è questo. Per la crema di limone? Sì, di limone. Ok. Questo sono 250 grammi di succo di limone, vero? Sì. Mezzo litro di acqua e poi 150 grammi di farina tipo 00. 00. Dopo vai ai fornelli, si mette una pentola abbastanza di acqua. Okay. No, l'acqua già... Già l'acqua detto. C'è, sì, mezzo litro di acqua, mezzo litro di acqua. E metti il succo di limone nell'acqua, però, ok.
spremuto, no? Spremuto. Va bene, quello grattato va dopo. Sì, si gratta dopo, ovviamente, per preparare i panzerotti. Allora, lei, vogliamo iniziare a preparare. Tu, ecco, hai preso anche il burro. Quindi tutto l'occorrente qui. Quindi 700 grammi di farina, 170 di zucchero, 50 grammi di burro, un cubetto e mezzo di lievito di birra, la buccia di limone grattugiata e 3 uova. Allora, prego Leo, partiamo pure con il procedimento. Intanto ovviamente devi mescolare la farina con lo zucchero, vero? È vero, sì? Guardalo lì. Dimmi Leo. Aspetta. Ok. L'acqua è calda o è fredda? La devi riscaldare? No, tiepida questa. Tiepida, un po' di acqua tiepida. Va bene. Aspetta un attimo. Ok, infatti. Allora, intanto mentre il nostro amico Leo va avanti con il procedimento, vengo a disturbare un po' gli amici che sono qui stasera per assaporare quello che vi stiamo preparando. Ah, qui vedo le cozze che serviranno dopo per il primo. Gradite il pesce? Sì? È di tuo gradimento, Tonino? Sicuramente. Cosa ti piace mangiare di solito? Cosa mangi più volentieri? Stasera, diciamo, è ad hoc. Ah, sì? Come si svilupperà? Sono cose che sono felice di essere presente. Mi fa piacere, meno male. Le nostre amiche immagino pure gradiscano il pesce. Cucinate, lei lo cucina di solito, Pina, il pesce? Sì, cosa fa di solito? Cosa le capita di preparare? Che tipo di pesce? Quasi tutti. Sa cucinare bene, quindi? Sì. Brava. Una piccola confidenza. Sì. È una brava cuoca. Ah, sì? Magari chissà, qualche volta la metteremo alla prova, la nostra amica Pina. Lo dice il suo amato, Vitaliano. Ah, sì, che salutiamo. Che è a casa, sì. Ah, salutiamo Vitaliano. Cosa preparerà domani, che è domenica, Vitaliano? Già in mente qualcosa? No. Ancora devo decidere. Bene, a sorpresa. Ovviamente la domenica di solito si va per il sugo. Mm-hmm. No? Di solito è così, in genere sì. Quindi è la signora Colacino che prepara domani? Il sugo col fritato e con i ravioli. Ah, ecco, quindi il sugo a casa con il secondo pollo, perché per pollo. I bambini ottimo amano il pollo. Quindi. È buono. Col sugo pure il pollo? No. In bianco. Io lo preferisco col sugo, sa? Sono gusti, ovviamente. Anche a me piacerebbe. Guardare il forno bello con le patate. E allora, i nostri amici di Monasterace qui, sono delle buone forchette o no? Abbastanza, sì. Dai. Con un buon bicchiere di vino, ovviamente, magari. Non può mancare, quindi stasera vi faremo assaggiare anche il nostro vino. Bianco. Stasera sì, col pesce stasera ci sta. Vabbè, di solito sì, quello bianco. È stata giusta perché a me il pesce piace molto. Ah sì, sono contenta, signor Pasqualino. Pasqualino o Pasquale, come preferisce? Come vuole, dice lei. Come vabbè, di solito Pasqualino lo chiamano perché si sente più ragazzino, più diciamo. Ma voi bambinone. Oltre a saper mangiare sapete anche cucinare, come ve la cavate? Vabbè, qualche uovo sì. Solo tortellini con la panna, io basta. Ah sì, tortellini facili. No, l'uovo in padella. Uovo in padella. Sì, alla grande però. Lei? Io sono bravo a cucinare. Ah sì? Che cosa sa cucinare? Di tutto non direi, però pasta alla matriciana, la carbonara e altri piatti. Buoni. Che mi piacciono. Vabbè, ci auto-invitiamo allora. Sì. Pure per me alla prova, per vedere se... Magari lo metteremo alla prova qui da noi, quindi... Pure. Però non ho mai cucinato, da quanto sto con mia moglie non ho mai cucinato. Solo quando magari ero fuori... c'è stata la necessità, quindi giustamente. No, perché di solito lui è sempre fuori, no? Quindi cucina sempre. Siamo amici, per questo vi permetto. E infatti ci mancherebbe altro. C'è qualcuno al telefono, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Giovanni. Giovanni, da dove? Sì, ci siamo già sentiti, vero Giovanni? No, è un altro Giovanni. Buonasera. Di Leo. Ah, di Leo Gerullo. Sì. Leo, un tuo collega. Giovanni. Sì, lo riconosci, Leo? Sì, l'ha riconosciuta. Ah, come se... Grazie. Stai facendo un ottimo lavoro. Come se la cava lei in cucina, Giovanni? No, io lo so, sono un cameriere. Ah, ho capito. È Gianni Chiarella. Ciao, Gianni Chiarella. Quando vieni a mangiare qua, dai. Saluta tutta la baia. Adesso... Dimmi. Quando vieni così ti faccio qualcosa buono, dai. Sta lavorando Giovanni. Ho capito. Saluto a tutti, saluto a Massimo pure di Stirparo. Va bene. Grazie per aver chiamato Giovanni. A Bruno Grattà. Lo chiamo a Sandro, che è il cugino che sta lavorando. Me lo saluti pure a Sandro. Sì, va bene. Grazie. Buonasera grazie. Ciao. Beh, Leo, allora, stiamo preparando questi panzerotti, vedo che hai rotto le uova, quindi hai messo intanto in caldo l'acqua. Allora, 3 uova abbiamo detto, vero Leo? Sì, ricordiamo.
Già mi viene da ridere. Ricordiamo gli ingredienti. Abbiamo preso 700 g di farina con 170 g di zucchero, 50 g di burro, che hai già messo nell'acqua, Leo? Il burro? Sì, insieme è già sciolto. Si è già sciolto.